Buonasera, benvenuti. Siamo qua per presentare un libro. Io l'ho scritto anche qualche giorno fa. Villa Ciro continua a dimostrarsi terra di scrittori. E tra l'altro, oggi presentiamo anche un libro che ha avuto un editore ufficiale, una veste grafica molto ben curata. Un lavoro che esploreremo adesso in questa oretta e passa che passiamo insieme, che sicuramente sarà produttiva, che vi dimostrerà anche la qualità del libro. Ho la fortuna di avere accanto a me dei relatori di assoluta qualità, tra l'altro il colonnello Salvatore Branca, capo ufficio logistico del poligono dell'esercito italiano, ma vi assicuro con un curriculum che riempie pagine e pagine di cose veramente importanti. Ha avuto degli incarichi di grande responsabilità nel nostro esercito ed è probabilmente oggi una delle persone più indicate per poter affrontare alcuni degli aspetti che vengono trattati nei libri che sono relativi all'etica, alla morale dei militari, al senso del dovere. Ho qui con me poi un mio collega, il professor Antonello Cardeo, docente di storia e di filosofia al classico di Villa Ciro, ma soprattutto attento studioso della materia. Un conto è essere un docente, un conto è essere soprattutto uno studioso appassionato. Sono stato io a volere, forse il relatore tra noi, conoscendo un pochettino la qualità dei suoi interventi e anche la profondità dei suoi studi. E poi abbiamo l'autore, abbiamo Emilio, con cui continueremo una chiacchierata e sarò io a intervistarli, a proporre insieme a voi delle riflessioni relativamente alla scrittura del libro, alla scelta del soggetto e anche agli interessi che hanno animato la scrittura nel corso del lavoro di stesura. Procederemo degli intermezzi con la lettura di alcuni passi, con la cautela di non svelarvi il libro, perché poi alla fine il romanzo merita di essere letto e oggi noi lo presenteremo con l'attenzione appunto di invitarvi alla lettura, non svelarvelo, e con qualche breve intermezzo musicale per potervi accompagnare, allietare nel corso della serata. Cominciamo da subito con la lettura. Io riuscii ad evadere alla fine dell'agosto del 1929 con due amici, il prof. Carlo Rosselli e Fausto Nitti. Rosselli aveva due privilegi. La moglie era inglese e si interessava alla nostra lotta politica. Per un inglese una fuga nel Mediterraneo è come per uno di noi un bagno in una vasca. Anche lei voleva evadere con il marito, ma a causa del suo bambino riuscimmo a dissuaderla. Molto facilitarono questa decisione i miei studi classici di logica aristotelica e, soprattutto, il fatto che una sera commisi l'imprudenza di confondere la stella polare con Marte. Come vi preannunciavo, il primo degli interventi sarà del colonnello Branca e, come vi dicevo, avrà come materia soprattutto l'aspetto dell'etica e della morale dei militari, un aspetto centrale che attraversa tutto quanto il libro e che spesso tende un pochettino a noi civili a sfuggire. Merita qualche parola di riflessione, soprattutto perché sono dei valori molto alti che costituiscono alla fine un collante che all'esercito permette di essere corpo, ma soprattutto permette di essere esercito in difesa di un popolo, un ragionamento che prima facevamo. Grazie. Ben volentieri ho accettato questo invito del mio amico Emilio per parlare di questo romanzo. È un romanzo molto profondo. Per essere analizzato compiutamente si deve partire dal fatto fondamentale che è centrale, attorno ai quali ruotano tutti i protagonisti. Ci sono degli attori protagonisti, li abbiamo visti, che sono Caterina e Carlo, Rosa e Francesco, ma ci sono anche degli attori gregari. Questi attori gregari sono la Marina Militare, la Regia Marina Militare in quel periodo, che è impersonata da due elementi fondamentali. Sono due alti ufficiali, due ammiragli, estremamente diversi tra di loro. Il primo è l'ammiraglio Iachino, che è una persona
brillante ma controversa, e l'altro è Carlo Cattaneo, che è il braccio operativo della Marina Militare. E mi spiego. Iachino è un ufficiale che fa una carriera strana. A 15 anni entra in Accademia Militare, quindi molto prima del periodo naturale, frequenta l'Accademia Militare con successo, diventa ufficiale, ha una carriera normale, sino agli anni 20, gli anni 20 con l'evento del fascismo, dal 20 al 38 supera brillantemente tutta i livelli della gerarchia militare, sino a diventare il comandante della flotta italiana. Cattaneo è un qualunque ufficiale che però ha una formazione radicata, ha frequentato la scuola militare della Nunziatella, passa in accademia, fa tutti gli incarichi operativi partecipando alle varie missioni in Turchia, Prima Guerra Mondiale, eccetera, per poi diventare comandante della prima divisione. Cattaneo è più grande di Iachino, tuttavia è subordinato a lui gerarchicamente. Si incontrano questi due nel contesto della battaglia di Capo Mattapan, il punto centrale della vicenda dei nostri protagonisti. Si incontrano là per una cosa molto semplice, perché c'era stato a premessa un accordo politico, quindi un accordo che aveva una valenza strategica e non tattica, tra l'Italia e la Germania. A Merano, un vertice politico italiano diede la disponibilità alla Germania di bloccare tutti i rifornimenti che partivano dall'Egitto e dalla Cirenaica che arrivavano in Grecia per rifornire gli alleati. L'obiettivo era questo: bloccate voi italiani, bloccate questo flusso, quindi cercate di combattere e di bloccare i convogli inglesi. Il politico, comunque subordinato alla potenza tedesca, dice: ok, non c'è problema, facciamo questo, senza valutare compiutamente se questo fatto poteva essere fatto o non poteva essere fatto. Cattaneo riceve l'ordine, parte con tutta la flotta, si scontrano con gli inglesi. Non vado a parlare tatticamente di come si svolse la battaglia, perché sarebbe oltremodo noioso. A un certo punto le navi italiane, la prima divisione italiana, cerca di ritornare dopo gli scontri nei porti sicuri del sud Italia, Taranto e Napoli. Durante questa inversione di rotta, una delle nostre navi, allora la prima divisione era formata da 3 incrociatori e da 4 cacciatorpedinieri. Gli incrociatori sono delle navi molto potenti, i cacciatorpedinieri sono delle navi di scorta. Una di questi incrociatori viene fatta segnafuoco da un aereo inglese, quindi rallenta, a un certo punto non riesce più a muoversi, si blocca nel Mediterraneo. Intanto il resto della flotta va avanti, continua ad andare verso il luogo di destinazione. Bene, cosa succede? Succede che Cattaneo chiede l'autorizzazione di tornare indietro per non abbandonare questa nave. Non voleva abbandonare questa nave in mano nemica. Torna indietro con tutta la divisione, ahimè, un errore strategico, comunque torna indietro, arriva di notte nei pressi della Pola. Intanto il generale inglese, l'ammiraglio inglese, aveva già occupato quel posto, spara d'infilata, uccide 2300 i fischi e marinai, affonda o cattura le navi e nasce in questo momento l'avventura dei nostri altri protagonisti principali, che sono Carlo, sono Francesco e sono un marinaio sardo che si chiama Efisio. Questi si trovano in una
erano su un incrociatore, l'incrociatore Fiume, che era uno delle tre incrociatori che erano presenti, si trovano su questa zattera e su questa zattera vivono per alcuni giorni, sino a quando, non vado oltre perché altrimenti non ti faccio leggere il tuo libro, succede quello che succede. Tra questi personaggi ci sono solo due, questi due personaggi, uno è Carlo e uno è Francesco. Carlo è un ragazzo, è un ufficiale, ha fatto i regolari studi dell'Accademia Militare, aveva la possibilità di imboscarsi, come si dice in gergo, quindi di non partecipare alle operazioni militari vere e proprie, ma decide di partecipare. Decide di partecipare tradendo quello che era la promessa che aveva fatto alla sua fidanzata. Mentre Francesco è un marinaio, quindi un soldato di truppa, che è napoletano, vivace, intelligente, brillante. Si trovano su questa zattera insieme ai Fisio. Qualcuno di loro muore e gli altri fanno di tutto per supportarli e per salvarlo. Ma adesso la conclusione del mio intervento è il perché ho raccontato questa storia, per fare una riflessione che poi sarà oggetto di discussione tra di noi, e mi aspetto delle vostre domande. Ma cosa ha spinto ai vari livelli l'ammiraglio Cattaneo a tornare indietro, a mettere a repentaglio la vita di tutta la divisione, la sua stessa vita, perché Cattaneo muore là per salvare una nave? A cosa ha spinto Francesco a rinunciare a una vita comoda che poteva trascorrere magari in un ammiragliato a Napoli, e invece si mette in prima linea su un incrociatore e rischia la vita? Sicuramente sono dei pilastri portanti che fanno parte della loro formazione, militare. La disciplina, inteso come il senso più alto e fondatore di tutti i valori interni, frutto di un giuramento prestato. Un giuramento non tanto al duce, perché neanche in quell'occasione i militari giurarono fedeltà al capo del governo, giurarono fedeltà allo Stato, all'obbedienza, allo spirito di corpo, inteso come condivisione dell'obiettivo comune che deve essere il più alto di tutto, ma soprattutto altre tre parole: il senso del dovere. Il senso del dovere non deve essere confuso con l'obbedienza assoluta, con l'obbedienza cieca, perché colui che obbedisce ciecamente a un ordine lo può fare solo per la ricerca di una ricompensa o la paura di una punizione. Il senso del dovere deve essere valutato nel valore più alto del termine, e deve essere inteso come quella qualità inestimabile, lo voglio leggere per non sbagliare, che dipende esclusivamente dai valori, soprattutto spirituale, che si è deciso di seguire come faro di vita, e dipende quindi dall'osservanza consapevole delle norme attinenti al proprio status e quindi del proprio compito, la convinta partecipazione degli obiettivi della totalità delle persone, quindi del popolo e della patria, della serena consapevolezza che tutti siamo uguali davanti ai nostri doveri e anche davanti ai pericoli. Perché come amiamo dire noi quando siamo in operazione? Le pallottole non riconoscono i gradi. Le pallottole hanno la stessa velocità che siano indirizzate a un soldato o che siano indirizzate a un generale. Tutto questo con la chiara convinzione della necessità per i nostri protagonisti di aver
di dover adempiere ai doveri che deriva dalla loro condizione e nel caso della condizione militare. Perché tra questi doveri per i militari, non ultimo è il fatto che ognuno di loro, ma anche ognuno di noi dei militari dolci, ha chiaro che diversamente da quello che viene chiesto agli altri cittadini, può essere richiesto a noi, quando le circostanze lo rendono necessario, il supremo sacrificio. E questo è il senso proprio che hanno messo in atto i nostri splendidi e controversi protagonisti del romanzo. Grazie. Ringrazio il colonnello Panca. Continuiamo con due letture adesso dal libro. L'auto si infila veloce nella strada che costeggia il porto e, nonostante il traffico, si ritrovano in pochi minuti nel piazzale alberato dell'ospedale, davanti all'imponente colonnato d'ingresso. L'autista non si è risparmiato e la maggia che raggiunge la corsa è più che meritata. I tre salgono la scalinata e, varcato l'ingresso, percorrono il lungo androne che costeggia il cortile interno dell'ospedale. Finalmente arrivano alla vetrata in cui inizia il corridoio del reparto di ortopedia. Bussano. L'infermiera che apre, all'inizio, non è molto propensa a lasciarli passare, non tutti e tre perlomeno. La caporeparto la farebbe frustare, come minimo. Alla fine, dopo una breve discussione, lascia passare solo Carlo, previo giuramento che lui dirà che è entrato da solo, che nessuno l'ha autorizzato e che lei non l'ha mai visto. Del resto c'è già la mamma della ragazza seduta a fianco al letto. Ed eccola lì, la sua Caterina, quasi persa dentro quel letto bianco, la gamba fuori dalle lenzuola, dal ginocchio fino al piede completamente fasciata. Mamma Fausta è veloce nel sistemare la coperta per coprire il pezzo di gamba ancora in vista. Poi si gira a squadrare l'ospite, sa già chi è, non ha bisogno del suo biglietto da visita, ma non l'ha mai visto in faccia, quindi lo osserva per bene, indecisa sull'atteggiamento da tenere. Ospitale, distaccata, per un momento quasi mi sento di lasciarli soli, ma il pensiero è subito ricacciato indietro. Non sono nemmeno fidanzati. Chi lo conosce? No, da lì lei non si muove. Ciao Angelo, come stai? Domanda il giovane. La sua voce è bassa, ferma, ma tradisce ugualmente l'emozione. Si gira verso la signora Fausta e le porge la mano. Buongiorno signora, io sono Carlo. So già come ti chiami, lo interrompe la donna. Ti amo. Le ultime parole di Rosa sono pronunciate ormai in lacrime. Francesco non regge oltre e riattacca la cornetta. Rosa si alza in piedi, la testa china, piange in silenzio. Francesco esce dalla sala del posto telefonico pubblico e si dirige svelto verso il porto. Entro 10 minuti deve essere alla nave, è un po' tardi quando lo faccia. Non può succederci nulla. Faremo questa crociera e poi fra 3 o 4 giorni saremo di nuovo a casa. Tutto qui, andrà tutto bene, non può succederci nulla. Cammina a testa bassa e ripete dentro di sé queste parole, come una litania. E man mano che si avvicina al porto, la gola gli si chiude sempre di più. Se potesse, si fermerà a piangere, ma non può. È un uomo ed è un marinaio della regia nave fiume, Sigli Deficiente Virtus, incrociatore pesante classe Zara, 14.000 tonnellate, una delle migliori navi da battaglia del mondo. Non può succederci nulla, si ripete questa litania all'infinito. Non può succederci nulla. Che accidenti stai bofonchiando, signorina? Francesco si ferma, alza gli occhi e vede la guardia, in piedi, sul molo con il mitra in mano, e dietro di lui, altissima, la prua della nave. Pregava, borbotta e sale sulla passerella. Lasciamo ora la parola per l'intervento del professor Antonello Caddeo, avrà un taglio più propriamente storico, ma non solamente, perché entrerà un pochettino anche nella psicologia dei personaggi e cercherà di farci capire quali sono alcuni dei moventi, alcuni dei sentimenti più profondi che animano i protagonisti della vicenda. Grazie, buongiorno. Il mio intervento verterà soprattutto all'interno di un tentativo di comprensione
di quella che è la situazione in cui si trova l'Italia nel 1941 e che non ha radici propriamente nel 41, ma piuttosto si radica all'interno di una mancanza. Quella è un popolo, l'Italia non è un popolo, è un popolo la Germania, lo è la Francia, lo è l'Inghilterra, lo è l'Unione Sovietica. L'Italia non lo è. In questa mancanza si costruisce totalmente la disfatta che viene descritta nel testo. È una disfatta etica, nel senso che personaggi, questi soldati, i due protagonisti, Scarpa, Francesco, ma anche questa figura femminile che all'inizio è totalmente un'immagine, la perdita. La perdita mascherata è la perdita di un qualche cosa a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Questo aspetto è stato ben indicato e studiato da Adorno nella personalità autoritaria. Il gruppo opera, si muove, tra le altre cose, si riconosce anche in un qualcosa di sbagliato. Se a monte c'è questo, se non c'è questo, crolla tutto, crolla tutto. Nel testo si presenta subito all'inizio l'immagine della figura femminile che di colpo abbandona quella che è la sua prospettiva di vita splendida, ballerina, quest'altro che sta accanto, a sua volta, è vero, non è in grado di capirla, manca il cemento, manca qualcosa, non sa con la misura che questa moglie, sua moglie lo rimane incinta, qualcosa non funziona, c'è qualcosa che non si riesce a capire. Altro non è, a mio avviso, che il mascheramento che si pone di una mancanza di forza che deve guidare un paese. Mussolini, sin dall'inizio, ovvero sin da quando nella conferenza di Monaco, nel settembre, 29, 30 settembre del 38, si pone a essere mediatore. Ma non è mediatore se non di altri, in nome della Francia, in nome dell'Inghilterra, non è niente, è una teatralità, è un essere che Hitler capisce bene che può essere utilizzato a suo piacimento. Difatti, quando successivamente intraprende la campagna di Grecia, capisce che occorre dare un contentino a quest'uomo, ha bisogno di un'immagine, una teatralità. Ma questo popolo cos'è in definitiva? Il popolo è ciò che von Clausewitz, è vero, nel suo testo sulla guerra, descrive in maniera efficace. Il popolo è colui che si muove all'interno di simbologie, si muove all'interno del non detto, si muove all'interno del non parlato. Questo personaggio, Carlo, una volta che stava nella zattera, sembra adattarsi a un'immagine di popolo, lo cerca all'interno degli altri naufraghi, lo cerca all'interno di costoro. Paradossalmente, tuttavia, questo concetto di popolo non può essere sviluppato e compreso, e né certamente veicolato efficacemente, è sulla zattera, è isolato in un'isola, a Sardegna. Tutto concorre alla perdita. È inutile portare avanti una guerra quando ci si sente abbandonati. Del resto sono stati inviati contro gli inglesi, era risaputo dai capi delle forze armate italiane, ne parlavo prima. No, è vero che gli inglesi disponevano di una forza militare navale e con l'isola avanzata, di cui erano a conoscenza i vertici militari italiani,
Come mai si lascia che questi uomini potessero vivere il senso del disonore? Perché di questo si tratta. Cioè, un popolo ha un suo onore. I tedeschi dopo la prima guerra mondiale, quando rientrano con la testa china, piangono una nemica tedesca, conosciuta in città, mi raccontò di suo nonno, che rientra della prima guerra mondiale, ma mi raccontò, piangeva, non uscì più di casa. Ma è un senso di un popolo che è stato tradito dalle guide. In Italia la guida è un tradimento di qualcosa che non c'è. Cioè si pone come popolo ma non c'è. Mussolini infatti non è alcunché che guida un popolo, guida un'ideologia, guida se stesso, altra cosa. Quindi non si può pensare che potesse portare un paese in guerra in maniera opportunistica contro tutto. Ma questo concetto di popolo che si pone e nasce nel profondo di un'unione di intenti, di rappresentazioni comuni, in Italia non c'era, forse non c'è neanche oggi. Il dramma è questo, che chi guida un paese in quei frangenti lo guida in nome per conto di se stesso, non lo guida in nome per conto dei soldati che vanno a combattere. I soldati non lo sentono vicino, si pongono domande: ma perché ci hanno inviato in questa situazione? Perché ci hanno messo in questa situazione? Con Claudio si diventa tutta la guerra, risponde in maniera efficace, non facile. Un soldato che sente se stesso questo di popolo non si pone questa domanda, è animato da qualcos'altro. Io appartengo a un popolo, chi mi comanda vuole il mio bene come io voglio il bene del mio popolo. Altra cosa, altra faccenda. Quindi io credo che anche gli studi Bauman, questo ciò tedesco e così via, pone in risalto questo aspetto. Ma Winnicott, studi di psicanalisi, danno tutti un contributo rispetto a questo. L'intelligenza di una guida si pone nel non dire, ma nel fare, nel trasmettere senza parlare. Hitler, nella sua disastrosa pazzia, riusciva a trasmettere senza parlare. Questo è, e parlava sempre, infatti negli scritti dei nazisti, dell'ideologia nazista, il concetto di popolo, di cultura tedesca, antica, è posta in ogni pagina. Si parla di sangue, si parla di altre cose, noi oggi potremmo parlare piuttosto di un comune riconoscimento verso l'obiettivo, ma l'Italia non l'aveva. E non avendo, le forze armate erano allo sbando. Lo stesso sbando in cui si troveranno poi nel 1943, lo sbando in cui si troveranno di fronte agli inglesi, quando gli inglesi quasi sono mossi da pietà, il testo sembra apparire questo, ma non hanno rada, non hanno di ferie, dobbiamo comunque bombardare. E poi si provano a raccoglierli. Già, ma non si raccoglie un soldato che ha combattuto. Difatti, questo soldato non ha combattuto. Ha spesso usato cane da macello per un'immagine che non è propriamente quella di un paese che vuole sentirsi parte integrante di un popolo. I valori che si pongono all'interno di una guida di un paese
sono valori che devono far leva sul futuro dei giovani. E dov'era questo futuro? Dov'era sviluppato? Non c'era. Era forse sviluppato all'interno di antichi valori legati alla terra? Sì, parziali, tuttavia, non appartenevano a tutto il paese, erano difformi. Tutto questo porta alla conclusione, se non voglio dilungarmi troppo, se no dovrei parlare di tante altre cose riguardo a questo, ma alla conclusione che quando poi Mussolini si sente esaltato, non è portatore di un popolo, è la sua esaltazione nel patto tripartito con il Giappone, fa parte dei grandi, ma dei grandi in che maniera, in che senso? Fa parte dei grandi secondariamente, non ha potenza industriale, non ha un popolo dietro, non ha un seguito internazionale. Che grande è? È grande nel mandare al massacro degli uomini, i comandanti militari percepiscono questo, sentono lo scoramento. I singoli soldati lottano per l'onore, cioè lottano per l'onore, l'antico valore che si veicola dal mondo greco, si lottava e si moriva non per se stessi ma per gli dèi, per la gloria, ma qui la gloria non c'è, non c'è nulla. Ecco, Rolando si conclude propriamente in questa maniera, cioè la gloria dov'è? Non c'è proprio, è una tristezza, è vero, mostra una profondità per molti aspetti, è vero, ma è come uno spaccato talmente realista della situazione del periodo, è vero, che spesso si è portati quasi a non volerla vedere. Grazie. Proseguiamo con altre due lettere. È l'alba. Il cielo si crona poco a poco e diventa di una limpidezza che toglie il fiato da quanto è bello. Non è uno spettacolo nuovo per Carlo e Francesco e nemmeno per gli altri marinai sulla Zattera. Oggi però ha un significato speciale. Sono vivi. Ma nella scena che la luce del primo mattino regala a loro c'è solo morte. Non c'è più nessuno attaccato ai bordi della Zattera. L'acqua è un'enorme distesa rossa. Centinaia di giubbotti salvagenti e vermigli tengono a galla corpi senza vita. La corrente vi sta avvicinando tra loro e ricorda uno stormo di filicotteri intento a pescare nelle acque basse di una stagna. Ogni uomo è il capochino e le braccia leggermente piegate in avanti, come se qualcuno da dietro lo sorreggesse perché svenuto. Non si vede l'espressione, né volti. L'ammiraglio Cunningham ha appena dato le disposizioni a tutta la squadra per il rientro alla base di Alessandria. Non riesce tuttavia a restare indifferente al destino dei naufraghi. Chiama il suo aiutante e gli ordina la trasmissione di un messaggio radio in chiaro all'indirizzo dell'ammiraglio Riccardi. Si conoscono da anni e ne ha stima. Iscrive il testo su un foglio di carta e lo appoggia all'ufficiale. Abbiamo ingaggiato battaglia con la vostra divisione navale nella serata di ieri, alle 22.30 circa. Nel combattimento sono affondati tre incrociatori di una Sezzara e due cacciatorpediniere. Abbiamo preso a bordo delle nostre navi molti uomini degli equipaggi, ma ci sono ancora numerosi superstiti in mare. Le coordinate dello scontro sono 35 gradi 30 piglia a nord, 20 gradi 50 piglia a est. Vi invito a inviare soccorsi. Ammiraglio Andrew Cunningham. La risposta arriva in chiaro, dopo pochi minuti. Vi ringrazio della segnalazione. Abbiamo provveduto a fare partire l'andata ospedale della Lisca già dalle 17 di ieri pomeriggio. Ammiraglio Arturo Riccardi.
è arrivato il turno del mio intervento e io rimango invece più legato a quelli che sono gli aspetti di scrittura del libro, anche per farne un'analisi, per vedere quali sono le peculiarità. La prima cosa che nota il lettore è che effettivamente ci sono due momenti all'interno del romanzo. Un primo momento che è molto più rosa, molto più tinto al femminile, non solamente perché le vicende sono le vicende delle due donne, proprio di Rosa e di Caterina, ma anche per il fatto che è giocato su una certa quotidianità di fondo, una certa urbanità se vogliamo anche, di desideri, di speranze, di proiezioni comunque di vite normalissime. La seconda parte invece cambia radicalmente, non è più in terraferma ma in mare. Tutta una serie di elementi preparano all'interno del romanzo a questo imbarco, un crescendo di notizie che quasi sotto traccia passano e segnalano comunque come si sia entrati in guerra e soprattutto la guerra si debba fare. Vorrei notare un'altra cosa che è molto interessante. Di solito si accusano i militari di volere la guerra. Generalmente la storia insegna esattamente il contrario. I militari in genere sono gli ultimi a voler partire per la guerra, soprattutto quando sono militari di professione. Il motivo ha una ragione anche semplicissima, che poi nel libro appare. Le remore al voler partire in guerra sono date dal fatto che i militari sanno benissimo che cos'è la guerra. Ne hanno un'idea precisissima perché o l'hanno già vissuta, e in qualche caso era capitato nella seconda guerra mondiale con molti che avevano esperienza della prima, ma avevano esperienza della guerra d'Etiopia, avevano esperienza della guerra di Spagna, avevano esperienza delle guerre italo-turche un pochettino precedenti alla prima guerra mondiale, insomma, avevano già visto il fronte. E quando non hanno visto il fronte, hanno comunque un'idea molto chiara del fatto che dall'altra parte del fronte ci sono altri militari e che in guerra qualcuno deve morire. Quindi tutta la retorica dell'eroismo, alla fine dei conti, fa lo spirito di corpo, ma il militare, se potesse, non userebbe le armi. Al contrario, si vedono spinte verso l'interventismo da settori che di solito vengono indicati come molto più pacifici e che in realtà invece non lo sono. La società, infatti, nella stragrande maggioranza spesso è pacifista, ma la stragrande maggioranza non significa il tutto. Ci sono settori della società, per esempio, interventisti, che non hanno la più pallida idea di che cosa comporti, che sono spesso anche imbottiti dalla retorica, anche dall'ambizione se vogliamo. E poi c'è la politica, che in realtà è l'unico vero decisore nel momento in cui si finisce in guerra. I quattro personaggi della vicenda sono prigionieri della grande storia, cioè di una storia che non avrebbero potuto governare in nessun modo. Avrebbero al limite, come è stato accennato prima, potuto indirizzare in maniera diversa, a patto però di dover tradire se stessi. È il caso per esempio di Carlo. C'è un passaggio molto importante. A un certo punto Caterina dice a Carlo, Caterina è la moglie di Carlo, imboscati, ma perché non ti fai dare un buon posto a Roma negli uffici e te ne stai dentro? Chi ha avuto a che fare con dei militari sa benissimo che i militari mai e poi mai fanno una scelta di questo tipo, perché contrario alla loro deontologia professionale. E attenzione, bisogna tenere conto di quello che dicevo prima, cioè il militare non lo fa perché vuole assolutamente partire in guerra, il militare lo fa perché sa che il suo dovere è quello di stare a fianco al suo commilitone. C'è l'idea di fondo che la sorte è una sorte comune, che il commilitone è colui che fa il milite insieme a te. Un milite, se siamo insieme, partiamo insieme a fare la guerra, possibilmente torniamo insieme. E questo è l'altro elemento interessante di Cattaneo. Cattaneo va a riprendere la guerra, a riprendere la nave, perché in guerra si parte insieme e possibilmente si dovrebbe tornare insieme. E si espone anche ai rischi. All'interno di questa vicenda doppia, in cui la parte rosa, quella iniziale, è controbilanciata poi dopo dalla parte maschile, che è quella di guerra, io ho anche una mia personale posizione da lettore, ve la voglio anche dire. Ne ho parlato anche con Emilio, gli ho detto molto chiaramente, secondo me la parte più riuscita del romanzo è la seconda, la parte di guerra. E gli ho detto, per un motivo anche abbastanza semplice, perché innanzitutto la leggo da uomo, probabilmente se leggessi il romanzo con gli occhi di una donna tenderei ad avere anche un minore interesse della parte guerreggiata rispetto all'altra. Però c'è da dire che l'opera nella parte di guerra riesce molto bene, e vi spiego anche il perché.
spiegare una battaglia e soprattutto entrare negli elementi tecnici che portano al risultato della battaglia non è cosa semplice, e Emilio invece ci riesce con una chiarezza che è quasi disarmante, mettendo insieme due elementi. Da un lato tutta una serie di passaggi tecnici che fanno innanzitutto da preludio, da preambolo allo svolgimento dei fatti, e poi con una grande chiarezza e anche una grande sintesi riesce a spiegare lo svolgimento della battaglia in mare. Contemporaneamente però riesce in un'operazione che è tipica del romanziere, cioè quella di non essere un saggista, perché altrimenti io direi a qualsiasi dei lettori che fa molto prima a prendere in mano tranquillamente un buon testo di storia, perché ci sono delle ricostruzioni estremamente accurate del disastro di Capo Mattapan, oggettive, fatte da degli specialisti che hanno dedicato la loro vita nel vedere un pochettino quali erano le forze in gioco. Il problema è che la ricostruzione dei saggi chiaramente non è un romanzo, e invece qua c'è il dramma del romanzo. Bisogna anche dire una cosa: il libro è costruito su un crescendo drammatico, ci sono tutta una serie di messaggi drammatici che vengono lanciati dall'autore: l'infortunio, la gravidanza e poi ancora l'imbarco, fino ad arrivare al disastro. Il disastro, guardate, tecnicamente si chiamerebbe climax ascendente, perché si vede praticamente il crescendo della morte che arriva. Io mi faceva notare una cosa: Cunningham a un certo punto è quasi incredulo davanti a quello che gli sta succedendo davanti, perché nessuno nella strategia militare aveva mai pensato che si potesse condurre un'operazione in quel modo lì. Cioè, vi faccio un altro esempio, perché l'esercito italiano purtroppo è incappato più di una volta in situazioni di questo tipo, che da un lato sono risultato eroiche, dall'altra sono diventate degne di una tragedia di Alfine, cioè di uno sforzo titanico di mettersi contro una forza che ti travolge senza alcun dubbio. E io pensavo a un intero reggimento di cavalleria, che è il Savoia, che in Russia aveva sguainato le spade, era andato con i cavalli davanti a dei carri armati nel tentativo di rallentarli. Ma secondo voi ha un qualche senso dal punto di vista militare una cosa del genere? Era semplicemente il tentativo disperato di fare qualcosa, non si sa bene che cosa, perché poi alla fine dei conti immagini benissimo che i carri che avanzano contro di te non ti daranno speranza. Cosa pensate che avranno trovato i russi quando si sono trovati davanti a loro dei militari che andavano a cavallo con una spada nella seconda guerra mondiale, mentre loro avanzavano con i carri? Non ci avranno manco creduto. Hanno sicuramente sparato, senza però capire neanche quale fosse la ragione di ciò che gli avevano davanti. È qualcosa di molto simile, è ciò che succede a Cunningham in guerra. Vede queste navi, si trova una teoria di navi pronte per prendere delle cannonate. Veramente come se fosse un tiro al bersaglio che normalmente non ti viene offerto, neanche in poligono, perché nel poligono c'è un minimo di realismo e il tuo avversario fugge. Qua no. Oppure ancora, una cosa molto interessante, Emilio fa una ricostruzione molto accurata a un certo punto, non solamente dei calibri navali, ma soprattutto della loro efficacia in guerra. È un argomento molto tecnico, molto, molto particolare. Bene, riesce a inserirlo in maniera piena e molto piana all'interno del romanzo. Diventa un vero e proprio elemento romanzesco, questo. E durante la battaglia a un certo punto il lettore capisce molto bene perché la battaglia prende quell'esito lì e non un altro. Cioè, dati questi elementi, che ovviamente il narratore conosce perché è un narratore onnisciente, quindi il narratore ha già un quadro completo di quella vicenda lì, ha già tutti gli elementi, tutti i tasselli per poter determinare l'esito. Quando il lettore arriva al momento decisivo, si capisce perché la battaglia si determina in quel modo e non è possibile più fare alcune scelte. Cioè, si determinano i diversi tasselli, determinano nel senso che possono avere solamente quell'esito lì. Una volta che ti sei messo in trappola, che ti sei messo in una situazione del genere, che ti sei dato davanti a Cunningham con l'impossibilità di andartene via, lo obblighi praticamente a spararti contro, e beh, a quel punto non c'è che il disastro. Vi voglio far notare un'altra cosa: il libro ha una forte costruzione di tipo cinematografico, quasi fosse una sceneggiatura già pronta per andare in lavorazione in uno studio. E io parlavo di questa cosa soprattutto con Antonello, perché
giorni fa ci siamo fermati a ragionare, abbiamo trascorso quasi un'ora insieme a vedere un pochettino che cosa veniva fuori da due lettori che avevano letto il romanzo per poi parlarne. E io notavo questa cosa, mi diceva la presenza degli squali. E ho detto, guarda, la presenza degli squali è un'immagine forte. È un'immagine forte come è forte e abile il cinema americano quando costruisce la storia. Perché è evocativa. E ci sono tutta una serie di elementi fortemente evocativi. Io penso uno su tutti, abbiamo citato tutti la zattera. E la zattera per tutti quanti noi, la presenza del naufrago, l'essere abbandonati da soli o in compagnia di qualcun altro, è comunque sia la solitudine. È il momento dell'abbandono in cui a un certo punto disperi del fatto che qualcun altro possa venire a prenderti. Il momento in cui realizzi che il tuo destino non è più nelle tue mani. Cioè, non poteva essere sino a un attimo prima, poi dopo ci sarà la corrente, ci sarà la tenuta della zattera, ci sarà la speranza che piova per avere acqua. La zattera non è più il tuo volere, è un destino che si compie in maniera tragica ancora una volta, perché la tragedia richiede di non poter essere artefice del proprio destino, altrimenti non sarebbe tragedia, sarebbe qualcosa di diverso. Ancora. Questa costruzione di tipo cinematografico effettivamente si vede nei diversi passaggi ed è un pregio perché dal punto di vista del lettore significa che l'autore è riuscito nella capacità immaginifica, cioè dato un libro in mano l'autore ti permette di ricostruire chiudendo gli occhi la vicenda ed è possibile vedere le navi in mare, è possibile sentire il freddo della notte, ma è possibile anche vedere le strade di Napoli. È possibile vedere anche l'interno della casa. E guardate, non è una cosa semplice, soprattutto quando l'autore decide di non essere troppo descrittivo. E Emilio ha fatto una di queste scelte. Se il libro fosse stato molto descrittivo, vi posso dire che non avrebbe 218 pagine, ne dovrebbe avere 600. Un libro che andasse nella descrizione dovrebbe essere tre volte più pesante. Non l'ho voluto fare, è una narrazione senza ombra di dubbio agile. E questo garantisce anche la gradevolezza della lettura. Perché la sintesi comunque nella romanzistica può essere un elemento, soprattutto davanti al lettore contemporaneo, di grande pregio. E allora le pennellate sono delle pennellate molto rapide, sono proprio delle inquadrature che costruiscono la scena in un attimo per andare immediatamente dopo all'azione. Quindi è costruzione della scena e azione, quasi in contemporanea e in una sequenza molto molto rapida. C'è poi un artificio molto interessante dal punto di vista narrativo, io spero di non annoiarmi perché penso di aver consumato il mio spazio, ed è quello della bottiglia. Innanzitutto perché è un fatto vero, ed è, poi lo sentiremo direttamente da Emilio, anche uno dei motori della scrittura di questo libro. Per un artificio, se vogliamo, molto manzoniano, il Manzoni dei Promessi Sposi è di questo libro trovato che conteneva dentro una storia. Quindi una chiave per aprire una stanza in cui ci sono tutti quanti gli oggetti, beh, la stessa cosa è anche la bottiglia. La bottiglia è l'elemento che poi dopo permette di fare il flashback, di entrare all'interno di questo mondo che è passato nel dramma. E soprattutto la scelta di quattro personaggi in un sistema quadrato, bilanciato, perfetto. Due uomini e due donne, due estrazioni sociali diverse. E abbiamo notato, tutti noi che l'abbiamo letto, un destino comune. Che forse in pace sarebbe stato diverso. Io ho anche il dubbio su questo, devo dire la verità. Forse anche in pace queste persone avrebbero avuto un destino comune così come l'hanno avuto in guerra. E ci stavo pensando un pochettino. La guerra funziona un pochettino come la livella di Totò. Cioè, a un certo punto, come diceva il colonnello, le pallottole camminano alla stessa velocità per tutti quanti. Una bomba che cade su una casa non ha guardato se la casa era di un ricco o di un povero, il dolore dei lutti colpisce allo stesso modo i ricchi e i poveri, i potenti, non se ne salva nessuno, la polvere della morte si respira in guerra per tutti quanti allo stesso modo, e questo è quello che succede nel romanzo, perché Rosa e Francesco hanno un destino terribile, durissimo allo stesso modo di Carlo e Caterina, e non riescono a fuggire. Però vi dicevo, secondo me avrebbero avuto lo stesso identico destino anche in pace, perché l'analisi di Emilio è un'analisi
psicologica di questi personaggi. I personaggi hanno una costruzione che non è una costruzione dettata solamente dall'azione, ma è dettata anche da una certa analisi che dall'esterno mira l'introspezione di questi caratteri. Perché? Perché comunque sono delle persone che stanno sperimentando il dramma già prima della guerra. Sono delle figure drammatiche ancora prima che la guerra le trasformi in figure titanicamente drammatiche, cioè incapaci di uscire dal dramma. Mi spiego ancora meglio. Emilio ha quattro personaggi che comunque sperimentano già dalle prime pagine l'amore, ma contemporaneamente alla felicità dell'amore anche le difficoltà e il dramma della vita. Che cosa succede poi dopo? Che i progetti di vita che sono stati costruiti nella prima parte del romanzo, la proiezione di un futuro sereno, il tentativo di bilanciare l'elemento drammatico della vita con quello più propriamente positivo, progettuale, diventano sbilanciati nel momento in cui si entra in guerra, perché la guerra per definizione è proprio quella, la fine dei progetti, e difatti lo dimostra. Per loro quattro è la fine di esistenze progettate secondo un'altra direzione, è l'acuirsi dell'elemento drammatico che diventa ancora più forte, diventa anche il cemento che finisce per far solidarizzare Rosa e Caterina, che fondamentalmente sarebbero due tipi umani abbastanza diversi tra di loro. Caterina ha effettivamente il sentire della signora in origine, anche il distacco di classe se vogliamo, e Rosa invece è la popolana. Tutto si livella nella guerra, tutto si porta a un punto di confidenza tale da guardarsi negli occhi come esseri umani. Ma la stessa cosa succede dentro la zattera. Nella zattera c'è il garbato e c'è il marinaio, e a un certo punto tutte le esperienze di vita del mondo non valgono il fatto che comunque sono tre esseri umani su una zattera. L'accademia non conta più molto, regala un po' di saggezza, questo è vero, cioè a un certo punto si vede dentro la zattera il fatto che il tentativo di esercitare la leadership buona c'è, cioè di essere utile agli altri, perché Carlo ha questo afflato, il tentativo di essere un pochettino padre per loro, padre buono, protettivo. Il problema di fondo è che sembra un pochettino la scena terribile che Dante ripropone con Ugolino e i suoi figli, cioè il padre che non può dare niente ai figli. Carlo vorrebbe anche, ma alla fine dei conti è un consorte, cioè uno che ha la stessa sorte degli altri naufraghi. Purtroppo che cosa può dare oltre alle parole di conforto? Quasi avesse laicamente una religiosità da spendere nei loro confronti, cioè le sue parole di conforto sono laicamente il tentativo di mitigare la sofferenza degli altri, che è anche la propria però, perché poi il problema è quello: se la zattera va giù con tre naufraghi, non con uno solo di loro. E ancora un'ultima cosa, e qua io mi fermo pure: le copertine dei libri generalmente sono parlanti, è molto raro che la copertina non sia comunque descrittiva di un libro, e io in questo libro ho letto soprattutto L'amore per il mare, che mi è sembrata una costante esistenziale. È Napoli, è il porto di Napoli, e poi dopo è tutta la vicenda della marineria italiana, anche in una delle sue pagine più tristi. Guardate, Emilio ha studiato con molta attenzione la vicenda militare e ha evitato di cadere in una trappola che ha inquinato la storiografia italiana per almeno 35-40 anni. Antonello è uno storico decisamente più esperto di me da questo punto di vista, più scafato, più navigato, quindi potrebbe parlarcene anche molto a lungo. Cioè il fatto che le letture di Capo Mattapane alcune volte sono state delle letture terribili, si è parlato di tradimenti dentro i comandi italiani. Come Mattapane sarebbe stato fatto attraverso tutta una serie di talpe che avrebbero condannato a morte migliaia e migliaia di italiani con cinismo. Si è parlato molto spesso addirittura di vigliaccheria, di stupidaggine, cioè gli italiani avrebbero fatto una cosa stupida, proprio senza descrivere nient'altro, stupida. Alcuni storici hanno usato aggettivi di questo tipo: follia. Tappan dettato da follia. Bene, se voi leggete il libro di Emilio capite che ne
spunti semplicistici. Può essere adatto a leggere una pagina così triste della storia italiana. E anche perché, noi lo dicevamo prima, e la cosa meriterebbe anche di essere approfondita ulteriormente, ma non sarà questa la sede, i ragionamenti che fanno i militari a noi molto spesso sfuggono nella loro complessità e anche nella loro etica. È un'occasione questo libro per sondare con maggiore attenzione la profondità dell'animo umano, soprattutto quando questa si trova davanti a dilemmi come quelli del dovere, dell'amore e della solidarietà. Prima di cominciare l'intervista con l'autore e lasciare quindi la parola a Emilio, facciamo un'altra lettura. Nanni è rimasta accanto all'auto, sotto un albero della pineta ai limiti della spiaggia. Ha suonato dei colpi lunghi di clacson e Angelo e Mia sono arrivate dalla spiaggia, una appresso all'altra. La bambina ha in mano una bottiglia e la consegna con molta attenzione, con una quasi marziale al papà. È arrivata dal mare, sai, dentro c'è un messaggio. Mamma ha detto che l'avresti aperto tu. Nanni cerca conferma nel viso di Angela. È vero, l'ha trovata via. Allora, è un messaggio di sicuro molto importante. L'apriamo subito, tesoro mio. Nanni sorride alla piccola, le dà una carezza e le prende la bottiglia dalle mani. Con fare cerimonioso lo osserva con luce, portandola in alto, con le braccia tese verso il sole. Il verde scuro del vetro però non lascia trapelare molto. Quindi prova a mettersi spalle al sole e osservarla lasciandola illuminata. Ora finalmente si intravede il rotolo all'interno. A quello che generalmente è il momento centrale della presentazione, cioè cominciare a sentire l'autore, sarò io a fare in parte l'intervistatore, nell'augurio che poi dopo cominciate a essere un intervistatore anche voi. Io sarò un intervistatore buono, mi raccomando, siatelo anche voi a questo punto quanto lo sarò io. Allora, la prima domanda che io vorrei fare, Emilio, è relativa alla scelta di questa materia. Perché scrivere un romanzo proprio su un avvenimento di questo tipo, cioè guardando il passato e guardando la storia militare? Salve a tutti. Allora, la scelta è stata dettata ovviamente da quello che è un mio interesse da sempre, che è la storia, è principalmente la storia della Seconda Guerra Mondiale. La storia di Matapan poi è una storia molto particolare, è una storia che praticamente, al di là dei tecnicismi, è una cosa che è successa solo alla marineria italiana ed è stata effettivamente una tragedia, perché comunque oltre ad aver perso così tanti uomini in pochi minuti, perché poi alla fine stiamo parlando di 4 minuti, la battaglia tra virgolette è durata 4 minuti e sono morti 2.304 persone. Gli inglesi hanno perso 3 uomini, quindi una tragedia immane. Una tragedia che poi ha rivelato quello che appunto, di cui prima hanno parlato appunto il professor Cardero, Sandro e Giuseppe, ossia il fatto che comunque si è entrato in guerra e si è entrato in guerra anche con una facilità che era una facilità politica, non una facilità, con un popolo dietro. Basti pensare solo una cosa, il 10 giugno del 40, ossia il giorno che Mussolini si è affacciato al balcone e aveva detto appunto popolo italiano corri alle armi, l'Italia aveva qualcosa come 3.300.000 tonnellate di naviglio mercantile. Di questo quasi un terzo era in porti nemici. Cioè l'11 giugno mattina un terzo del nostro naviglio commerciale era già stato fatto prigioniero, cioè in termini calcistici a tavolino proprio, cioè perso soltanto perché nessuno si era preoccupato di dirgli rientrate in porti amici, cioè
Questo è stato proprio l'esordio, il 10 giugno, questa è una cosa assurda, una tragedia già questa così in sé. E alla fine nel 43, quando siamo arrivati all'armistizio, praticamente di tutto questo marino mercantile ne era sopravvissuta una bella il 10%. Quindi non era stata insomma, una tragedia militare, è stata una tragedia generale, anche una tragedia economica. Poi, dal punto di vista sociale, appunto, i protagonisti del mio romanzo girano intorno a questa guerra che è come stare dentro un imbuto, nel senso alla fine si deve arrivare verso il proprio destino e nessuno di loro ci può fare niente, perché la ragazza, la Caterina, la moglie di Carlo, che è ufficiale praticamente, si sveglia all'improvviso da una vita che era quasi fatata. Lì faceva la ballerina, aveva una vita agiata, di buona famiglia, erano ricchi, lei era diplomata, poteva insegnare, ma non si era mai dedicata all'insegnamento perché preferiva ballare, perché stava a San Carlo. Poi c'è un incidente stradale, insomma, che le stravolge un pochino i piani. E anche Carlo era figlio di un ufficiale che addirittura era stato anche lui un comandante di una grossa unità durante la prima guerra, quindi studiato l'Annunziatella era la scuola navale, l'Accademia dove aveva studiato Vittorio Emanuele III, quindi insomma c'era tutti i presupposti per diventare anche lui un grande nella marina, e lui avrebbe la possibilità appunto di imboscarsi, di mettersi da una parte, eccetera, ma arriva addirittura a dire delle bugie alla moglie, proprio perché sì, è vero, ho cercato l'accozzo, come si dice, ma non niente, sto aspettando, in realtà non è vero, lui non ci pensa proprio a evitare la sua sorte. E poi ci sono questi due ragazzi, le loro vite si incrociano con quelle di Carlo e Caterina, perché Rosa appunto lavora in casa di Caterina, è la servetta insomma, e Francesco anche lui va a finire su questa nave che è l'incrociatore fiume che appunto faceva parte della prima divisione incrociatori, che era quella comandata dall'ammiraglio Cattaneo. La scelta appunto quindi di questo romanzo è per la passione, e poi c'è la storia della bottiglia, che è una cosa che mi ha incuriosito da tempo, perché la bottiglia è arrivata a Villa Silvius, effettivamente è arrivata nel 52, quindi ha viaggiato per più di 11 anni ed è arrivata su una spiaggia di Porto Giunco, per chi conosce Villa Silvius. Poi in realtà non l'aveva trovata una bambina che si chiama Lia nel romanzo, l'aveva trovato un pescatore che si chiamava Alfredo, è morto, e trovò questo messaggio, poi la trafila fu ovviamente portò in capitaneria e alla fine si risalì alla Marò, che l'aveva scritto, e si cercarono le origini. Nella parte in mare ho voluto aggiungere due personaggi che sono anche questi due personaggi reali, che sono due ragazzi di Saramanna, Efisio Cabras e Antonio Secci. Sono due ragazzi che purtroppo però loro nella realtà sono andati dispersi. Io nel romanzo invece ho preferito uno farlo sopravvivere, perché non potevamo morire tutti. E niente, quindi ho voluto inserire anche questo pizzico di carattere nostro, carattere sardo proprio, e anche la descrizione del fatto che comunque il fascismo della prima ora, quando è arrivato in Sardegna, era arrivato nel Medio Campidano, non era esattamente ben visto, insomma, per cui ha dovuto sgomitare a manganellate per imporsi, e poi dopo non è mai stato amato. Ed è quello che poi dice questo ragazzo, nel senso,
io sono qui, sono su questa, ero su questa nave, poi sono su questa zattera, ma mica perché ho scelto io non ci volevo venire, cioè, nel senso mi hanno costretto, questa è una guerra, appunto, è una guerra di cui a noi non ce ne fregava niente, noi non dovevamo fare la guerra a nessuno, perché è una guerra che ha voluto solo e soltanto una persona, e che era in effetti il capo del governo, che appunto l'aveva ideata e l'aveva avviata con il parere contrario di tutti i referenti, di tutti i responsabili, sia dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Non eravamo assolutamente pronti. Il memoriale Cavallero è di qualche settimana prima, del 10 giugno, e appunto raccontava seriamente con i numeri quali erano le condizioni delle nostre forze armate. E l'ultima cosa di cui che si poteva permettere in Italia era una guerra. Ma basta pensare a come è stata decisa la guerra alla Grecia. La guerra alla Grecia è stato quasi un incontro conviviale, non al bar, ma poco c'è mancato, tra Mussolini e Badoglio e altri quattro gerarchi, Ciano, eccetera, e in quella riunione non furono invitati i vertici delle tre forze armate. La guerra alla Grecia fu decisa senza parlarne né con l'esercito, né con l'aviazione, né con la marina. Furono messi al corrente qualche giorno dopo. Questo per dire effettivamente, e questa è un'ulteriore conferma, che appunto il popolo non c'era. Non c'era il popolo, ma non c'erano momenti neanche l'esercito dietro al politico. E anche la missione di Matapan è stata decisa per una questione politica. Fu decisa al convegno di Merano, ma per far contento Weichold, che era l'addetto militare tedesco, a cui Riccardi promise delle cose che sapeva bene di non poter mantenere. Cioè, basti pensare che comunque il primo anno di guerra l'Italia si era già fatta fuori 1,5 milioni di tonnellate di gasolio, e contro i 2,5 che aveva programmato di spendere. Quindi in effetti nel 1941 noi avevamo già solo, la marina aveva già solo 1 milione di tonnellate, tant'è che dopo Matapan poi le navi non sono più uscite. Matapan è stata l'ultima volta che sono uscite, la flotta è uscita in forze e con naviglio pesante, tant'è che insomma, ricorderete, la Roma in effetti la sua prima missione è stata il 9 settembre, il giorno dopo l'armistizio è stata affondata lo stesso giorno. La Vittorio Veneto era uscita altre due volte, ma sempre con missioni molto brevi, e poi basta, poi si consegnò all'armistizio. Questa era, io lo faccio dire a due, un dialogo tra due ufficiali in una nave durante una missione, e appunto c'è un ufficiale che dice: ma noi cosa stiamo andando a cercare, ammiraglio, in queste acque? Cioè, siamo lontanissimi da casa, non abbiamo copertura aerea, non abbiamo neanche qualcuno da cercare, perché il dramma di questa missione fu che uscirono cercando di fare una sortita, quindi sfruttando l'elemento sorpresa per andare a cercare il naviglio mercantile inglese, e appena usciti intercettarono un messaggio in cui Londra diceva: tenete tutte le navi nei porti perché ci sono gli italiani in giro. Quindi voglio dire, stai uscendo a cercare cosa, a fare nulla. E appunto è questo ufficiale che chiede all'ammiraglio: ma noi cosa stiamo andando a cercare? Noi stiamo andando a cercare guai. Questa era la risposta, sia romanzata che purtroppo reale, perché in effetti quello è quello che avevano provato. Poi questo è il mio primo romanzo, probabilmente anche l'ultimo. E niente, quindi è stato scritto in brevissimo tempo. L'abbiamo scritto nel senso che io scrivevo e poi c'era un mini consiglio di famiglia con i miei figli, con cui si decidevano molte volte i movimenti dei personaggi. A me hanno ricoverato, credo che avrei già fatti morire tutti alla decima pagina, e quindi era bello così. Poi siamo riusciti a tirarlo in lungo fino a 200, adesso 218. E niente. Spero che non vi annoi troppo leggerlo. Non è. Non è così noioso, dai. Thank you.
nasce l'esigenza, il sentire di dover scrivere un romanzo? Ma, non è un'esigenza vera e propria, è un vorrei sperimentare una cosa che veramente non avevo mai fatto. E, come dire, è una cosa che nasce, nel senso inizi, scrivi una pagina, poi la leggi, dici ma magari vediamo, arriviamo a finire il capitolo e poi decidi se andare avanti o meno. Il fatto di andare avanti è perché comunque quando scrivi ti viene anche il resto, non è una cosa, non inizia tutta la storia, è ovvio. Per me è stato facilitato perché mi basavo anche su un episodio storico, quindi comunque avevo bene o male un inizio e bene o male una fine. E intorno a questo mi ci dovevo attorcigliare. Poi la scelta poteva essere di fare una cosa prettamente militare o molto di azione, oppure giocare solo sul rosa. Credo di essere riuscito a coniugare le due cose in un modo abbastanza buono e poi quello su cui ho voluto insistere era soprattutto non le azioni dei personaggi viste dagli altri personaggi, quanto proprio le azioni dei personaggi ognuna vista da se stessa. Quindi quello che prova Caterina, credo di essere riuscito a farlo vedere, a farlo notare, quello che prova Caterina, quello che prova Francesco, anche nelle loro scelte, perché qualche scelta è molto sofferta, una scelta che riguarda una gravidanza, la scelta di non imboscarsi, quindi di comunque mettere in gioco se stessi, anche sapendo che in missione si parte ma non si sa se si rientra, questo in tutte le missioni, che sia marina, che sia aviazione o che sia esercito. E poi anche dal punto di vista dei due ragazzi, che sono innocenti, e anche questo, come dire, tu stesso insomma mi hai confermato che, non, che è descritto, spero bene, insomma, il fatto comunque dell'innocenza che va in guerra, l'innocenza del ragazzo che è il marò e l'innocenza della ragazzina che si ritrova a dover combattere tutti i giorni con quella che è la quotidianità. Bisogna tener conto anche che, per esempio, la Germania è entrata in guerra nel 39, l'Italia nel 40. L'Italia comunque ha emanato direttive e legislazione di guerra già dal 39, al pari con l'entrata in guerra, quindi la limitazione della carne, la limitazione sulle tessere annonarie, c'era un contingentamento di tutti i beni principali, oltre poi alla raccolta del ferro, l'oro, vabbè, quello era qualche anno prima, però sempre una limitazione. E ovviamente tutte queste cose hanno creato poi soprattutto un mercato nero che era una cosa immane, perché ovviamente se i beni di prima necessità spariscono e ovviamente ricompaiono grazie al mercato nero, perché poi l'Italia ovviamente avendo una moneta indipendente aveva anche un'inflazione enorme, perché la prima cosa che faceva la Banca d'Italia era stampare quando c'era necessità. E quindi tutto questo ha creato anche una crisi economica che era generalizzata. Poi, giusto per chiudere il discorso del popolo dietro, c'è un passaggio anche in cui si parla della rivista navale che era stata fatta nel 1938 a Napoli e della visita di Hitler. Questo per dire quanto fosse lontano il popolo da quello che era l'esigenza della politica. Furono praticamente vietato andare in giro la circolazione di un sacco di persone che erano di un'estrazione sociale bassa. Addirittura nella strada, se non mi sbaglio, nella via Caracciolo, dove doveva passare il corteo, c'erano dei palazzi che erano assolutamente brutti da vedere, cioè erano in condizioni fatiscenti. E allora l'idea della povestà di Napoli fu di circondare di ponteggio e far vedere che ci stavano lavorando, che li stavano ristrutturando, cioè
una cosa finta per dire, cioè non siamo così, lo stiamo aggiustando, ecco. E avevano fatto in diversi edifici questo avevano usato questo scamotage proprio per mascherare appunto quello che era effettivamente lo stato lo stato dell'arte. Posso fare una domanda? Prego. Allora, Emilio, in questa presentazione a un certo punto, adesso sentendolo parlare, tira fuori dei sentimenti che sono propri dei militari che ha partecipato. Io ho partecipato a più missioni internazionali. È vivo, ho sempre vissuto queste partenze, questa situazione fuori dall'Italia in contesti internazionali diversi. Sono stato a Sarajevo nel 96, poi a Gilan, poi a Pech, poi a Pristina, insomma qualcosa l'ho vista fuori. E in questo momento ho un figlio che si trova in questo istante, mi ha mandato un messaggio prima che arrivassi qua, e sta pattugliando al Massouli tra gli israeliani e i palestinesi. E quindi noi che facciamo queste cose particolari viviamo dei sentimenti forti, dei sentimenti contrastanti che passano tra l'orgoglio di fare il proprio dovere e la paura che questo dovere ci porti a una strada senza ritorno. E lo capite bene, chiunque è genitore qua sa cosa io in questo momento provo, no? E mi sembra quasi che Emilio abbia, e vi garantisco che con me non ha parlato di questi sentimenti, sia andato così a fondo, sembra quasi che abbia parlato con qualcuno, ecco, e questo ti chiedo, sono delle tue sensazioni che sei riuscito a carpire guardando dentro di te, o hai preso spunto di fatti reali, di racconti, di sensazioni, di sentimenti che qualcuno ti ha rappresentato? No, questo aspetto non nasce da una conversazione con nessuno. Una mia riflessione è stata sicuramente il fatto che, leggendo la storia di Francesco De Chirico, di questo ragazzo che era imbarcato sul fiume, la prima cosa che mi è venuta in mente è che aveva l'età di Edoardo, cioè aveva l'età dei miei figli, cioè era un ragazzino che si ritrova a un certo punto a dover affrontare una cosa che è infinitamente più grande di lui, che è poi anche se in modo molto diverso, può essere anche quello che ha provato mio padre, perché mio padre è partito via da casa nel 43 e aveva 19 anni da poche settimane. Ha avuto la fortuna che al momento dell'armistizio era da questa parte, per cui non ha dovuto, come dire, combattere effettivamente anche per la propria sicurezza, perché in effetti non è mai stato in zone di operazioni, se non come polizia militare, ma dietro gli alleati, perché poi nel 43 gli alleati sono già sbarcati a Pachino, quindi insomma erano già in Sicilia, erano già in alto, insomma già su. E l'idea dei 19 anni appunto di Edoardo, di Nicolò, dei miei ragazzi, o di mio padre, o dei miei, di quando li ho avuti io 19 anni, è pensare di essere catapultato in una cosa del genere, una cosa che veramente mi ha spaventato. Poi ripeto, anche questi ragazzi, i protagonisti della storia, la parte romanzata della storia, non si trovano a dover parlare di cosa faremo, dove andremo a vivere, che cosa vorrai tu fare, e fare tutto come lavoro, cioè, si trovano a parlare di, ma noi fra un mese ci verremo ancora, cioè, è tutto, è un'altra cosa, cioè, è un modo di vivere che per dire,
grazie terribile, cioè, non, cioè l'idea veramente è che tu, noi oggi siamo qui, domani non ci siamo, ma non per fatalità, possiamo non esserci, ma per, proprio per quello che sta, che qualcun altro sta decidendo. Io a questo punto vorrei anche cominciare a rivolgermi al pubblico e sapere se ci sono delle domande da parte vostra per continuare a intervistare il nostro autore. E vi vedo un pochettino timidi. No, allora vorrei fare io un'ultima domanda prima di salutarci. È andata esattamente come volevo che andasse, sì, cioè l'idea che appunto qualcuno sopravvivesse, qualcuno purtroppo no, è la descrizione della storia, della parte militare della storia, da lì non mi potevo ovviamente scostare, perché sarei andato altrimenti a, come dire, a prendere notizie di una certa, di diversi revisionisti che operano soprattutto sul web per quanto riguarda Matapan, ma che danno delle interpretazioni che sono, a mio avviso, assolutamente fantasiose. Non, addirittura 2 anni fa ci fu un signore che disse che, secondo lui, dalla poppa dello Zara ci fu una sventagliata di mitragliatrice, di mitragliera, che addirittura colpì la plancia comando, la plancia corazzata comando della Warspite, se non mi sbaglio, e uccise non so quante persone, tant'è che questa nave alla fine dovette uscire dalla formazione. Questa è una cosa che assolutamente non è vera, prima di tutto perché tecnicamente una mitragliera non avrebbe mai potuto perforare una plancia corazzata di una nave da battaglia inglese, e poi perché dal punto di vista della storia non avrebbe cambiato niente, cioè sarebbe stato come diceva Woody Allen, insomma, gli ho frantumato la mano, insomma, mi ci è voluta tutta la faccia, ma alla fine ce l'ho fatta. Quella battaglia purtroppo è andata così, ed è inutile ora cercare soluzioni alternative, insomma. Ci sono altre domande? Volevo sapere da che cosa nasce la necessità di scrivere questo romanzo. Cioè, è in lei qualcosa legato alla bottiglia oppure allo spirito storico che l'ha portato poi a scrivere il romanzo? No, abbiamo già parlato prima, insomma. La mia passione è la storia, quello sì, è una cosa che mi ha sempre appassionato, proprio quella della Seconda Guerra Mondiale. L'esigenza di scrivere un romanzo? No, non esiste un'esigenza di scrivere un romanzo, è una passione, nella passione che ti porta una sera a iniziare un racconto e poi continui perché ti sembra che alla fine non sia. È un mettersi in gioco, non, ripeto, per me poi è la prima volta, quindi non,
nessun, forse narcisismo. No, no, non è neanche narcisismo, no, è solo, ripeto, mettersi in gioco e voler provare a fare qualcosa di diverso, insomma. Speriamo un'altra domanda. Solo dal mare, senza niente intorno, immagino che sia un'esperienza unica, un'esperienza non solo unica, penso che sia anche una cosa bellissima, perché sono dei colori sicuramente molto, molto belli, molto, molto diversi tra loro, ma soprattutto è uno spettacolo sicuramente meraviglioso. E ho scelto il titolo I colori dell'alba perché per i miei personaggi quella mattina vedere l'alba significava essere ancora vivi e quindi quei colori avevano anche un sapore completamente diverso. Te ne faccio io una molto breve. Com'è nata la scelta di creare questi due personaggi femminili, cioè due personaggi femminili ma anche costruiti in questo modo? Allora, la scelta di creare la ragazza Rosa veniva dal fatto che un messaggio in bottiglia doveva avere anche un destinatario, come dire, superiore, tra virgolette. Non poteva essere solo la mamma come nel messaggio reale. La descrizione quindi della quotidianità dell'Italia in guerra, insomma, l'Italia in guerra vista però nella parte dove la guerra ancora non c'è, ovviamente Rosa era una ragazza perfetta per quel ruolo, anche perché da ragazzina, da ragazza del popolo, ovviamente poteva vedere delle cose che nessun altro poteva arrivare a capire soprattutto. L'altro personaggio femminile, Caterina, serviva invece per far vedere quello che molti non riuscivano a capire, ossia chi viveva la guerra come qualcosa di distaccato, come qualcosa che non lo riguardasse proprio, sia come scelta politica, sia come scelta reale di vita, nel senso che Caterina non aveva bisogno di andare a cercare le cose da mangiare al mercato, le cose da mangiare arrivavano anche quelle buone, non c'era problema, e non aveva bisogno di preoccuparsi per niente, ripeto, una vita assolutamente agiata, fatata, fatta di cose anche futili, cioè il ballo, lo studiare che era stato un hobby, cioè e anche infatti poi appena entra in contatto con quelle che sono le difficoltà, le somatizza subito, agli incubi, non a questi incubi ricorrenti in cui ovviamente non sogna appunto che la sua vita prenda una piega.
cooperativa. Quindi niente, questo era lo scopo dei personaggi, non soltanto farli fare delle cose, ma anche dire delle cose, anche raccontare delle cose. E niente, quindi mi sembra di aver, se non chiuso il cerchio, comunque di aver detto bene. Professionale né quella lavorativa assolutamente sono molto distanti dal adesso, però la contraerea non sono legate assolutamente, sono due cose molto molto distanti, purtroppo forse, perché magari mi sarebbe anche piaciuto studiare meglio queste cose, poi non l'ho fatto perché ho fatto altre scelte, insomma. Anche certo, assolutamente. Le fortificazioni. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, io direi che possiamo anche terminare la nostra presentazione. Io ringrazio il colonnello Franca per la partecipazione, il professor Caddeo, ringrazio l'autore per l'invito che mi ha rivolto, ringrazio voi per la pazienza, nella speranza di avervi regalato una bella serata e non avervi annoiato.